mosso il campanile di Santa Croce, che era volato via con la tempesta di vento di giovedì scorso. Delicata operazione a Camaiore. Nessuna conseguenza con l'accorpamento delle ASL. L'assessore regionale alla salute Marroni risponde così ai timori di associazioni e cittadini. Poste sospende la chiusura degli uffici. Al termine di un incontro in regione, l'azienda ha annunciato la sospensione del piano di riorganizzazione che prevedeva lo smantellamento di 60 uffici in Toscana. Non ho paura, corso di autodifesa per tutte le donne. Da mercoledì 18 marzo, le lezioni teoriche e pratiche per affrontare situazioni di pericolo e violenze domestiche. Sport, Paolo Andreucci prova la Peugeot 208 T16, le immagini in esclusiva dell'8 volte campione italiano che sta provando la vettura sulle strade della Garfagnana in vista del rally del Ciocco. La Lucchese vuole i 3 punti, i rossoneri ospitano al Porta Elisa, il Forlì all'andata finì 1-0 per i romagnoli. Bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi. In apertura parliamo inevitabilmente ancora delle conseguenze dell'ondata di maltempo che si è verificata anche in provincia di Lucca la scorsa settimana. E con le immagini andiamo a Camaiore per vedere le operazioni di rimozione della cuspide del campanile di Santa Croce che era caduto e si era conficcato nel tetto di un edificio vicino. Vediamo. Un intervento rischioso e per questo molto accurato, che in poche ore si è concluso senza problemi. È stata rimossa nella mattinata di venerdì la punta del campanile di Santa Croce, che giovedì 5 marzo, durante la tempesta di vento, era letteralmente volata via andandosi a conficcare nel tetto della cappellina adiacente. Per permettere di effettuare l'intervento in sicurezza, il comune di Camaiore aveva disposto la chiusura di alcune strade. Tutto è filato via liscio senza problemi, grazie al lavoro di 3 imprese chiamate all'occorrenza, l'elettromeccanica della Strassigna, la Taddei di Camaiore e la Geonova di Bagni di Lucca. Utilizzando una grossa gru, la struttura è stata imbracata e poi sollevata. La rimozione non ha provocato altre conseguenze al tetto della cappella musicale Francesco Gasparini, ma i danni rimangono ingenti e lo stabile inagibile. In questa settimana il cono era diventato una sorta di attrazione con decine di persone che si fermavano a fotografarlo. Uno dei simboli della tempesta di vento è stato definito, che da oggi rimarrà solo negli album foto e video. E c'è la prima stima a livello provinciale dei danni provocati dalla tempesta di vento. Sono numeri impressionanti forniti da Palazzo Ducale. Allora, i danni a privati, aziende, interventi di somma urgenza, spese di soccorso e altre opere prioritarie, l'ammontare complessivo è di 234 milioni di euro, una cifra che ha spinto il presidente della provincia Stefano Baccelli a dire che è necessario anche un intervento del governo da affiancare a quello della regione toscana per cercare di risanare i danni che sono stati provocati da questa tempesta. Altri numeri, oltre 22.000 le abitazioni danneggiate su tutto il territorio provinciale, 3.750 le aziende danneggiate dalla tempesta e oltre 1.000 anche i veicoli, le vetture che hanno subito danni, perché c'è anche questo tipo di emergenza. L'assessore alla cultura della regione toscana, Sara Nocentini, si è recata in visita a Sant'Anna di Stazzema. Ci sono stati danni rilevanti, l'abbiamo già detto, al Parco della Pace di Sant'Anna. Siamo da sempre vicini a Sant'Anna di Stazzema e continueremo ad esserlo, sostenendo il comune anche oltre l'ordinario, ha detto l'assessore Nocentini. Qui una fotografia della visita. Abbiamo già avuto dal sindaco Verona il quadro dei danni per poter prendere provvedimenti. Negli ultimi giorni, nel corso dei controlli anti-sciacalli messi in atto dopo l'ondata di maltempo, i carabinieri hanno denunciato 7 persone in Versilia. In particolare, al Lido di Camaiore, i militari hanno notato
un individuo intento a caricare una bobina di fili elettrici di rame su un'autovettura con a bordo altri 4 soggetti. Dopo un breve inseguimento l'auto è stata bloccata, all'interno c'erano 30 metri di cavo elettrico che era stato trafugato da una postazione della RAI, la televisione di Stato. I 5, tutti i cittadini della Romania residenti a Torre del Lago, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso. E prima di chiudere la pagina dedicata al maltempo, vi annuncio che questa sera lo speciale TG Noi sarà di nuovo dedicato appunto a questa emergenza, con un'intervista esclusiva al climatologo Giampiero Maracchi, uno dei più accreditati climatologi della Toscana e di tutta l'Italia. Poi ospiti in studio il dirigente della Protezione Civile della provincia di Lucca, Riccardo Gaddi, Piero Tartagni, presidente della Confederazione Italiana Agricoltori di Lucca, Emanuele Tommasi, che è assessore a Forte dei Marmi, e poi ci saranno anche i rappresentanti dell'Enel in studio, Gabriele Gelli, responsabile della distribuzione Lucca in Massa, e Riccardo Clementi, responsabile delle comunicazioni Enel per Toscana e Umbria. Ovviamente ci sarà la possibilità di intervenire da parte dei telespettatori. Voltiamo pagina e ci occupiamo della riforma della sanità toscana, l'accorpamento delle ASL. Abbiamo intervistato l'assessore regionale alla salute, Luigi Marroni. Vediamo. Dal 1 gennaio 2016 le ASL toscane si ridurranno da 12 a 3. Il Consiglio regionale ha approvato la legge di riforma proposta dalla Giunta della Toscana. Le ASL di Lucca e Viareggio saranno quindi accorpate con quelle di Massa, Livorno e Pisa. Primo passo della riforma sarà il commissariamento delle attuali aziende, che scatterà il prossimo luglio. Si tratta di una riorganizzazione necessaria per mantenere i servizi a fronte dei 400 milioni di euro di tagli operati dal governo nei confronti della nostra regione, ha detto l'assessore alla salute Luigi Marroni. Non mancano però i timori che gli accorpamenti possono portare ad una diminuzione e a un peggioramento delle prestazioni sanitarie. L'assessore Marroni risponde così. Ma il calo del livello dei servizi è una preoccupazione assolutamente infondata. Mi rendo conto che tutte le grandi riforme generano dubbi, paure, tensioni, ma è naturale che così, e sarà compito mio, nostro, far sì che questo venga, si trovino le soluzioni e anche le rassicurazioni. Di livello dei servizi, anzi, è il contrario, noi facciamo tutto questo per mantenere il livello dei servizi e aumentarli, però la situazione economica è anche contingente e tale che o facciamo una grande riforma o altrimenti siamo destinati a un impoverimento. La grande riforma sarà anche l'occasione per migliorare gli standard che, come sappiamo, insomma, la Toscana, pur con tanti problemi, pur con tante difficoltà, delle quali mi scuso sempre con tutti per le difficoltà che a volte emergono nei nostri servizi, ecco, malgrado questo siamo ai vertici della sanità nazionale. Quindi un messaggio di rassicurazione verso i cittadini, anzi di speranza, e anche verso tutte le persone che ci lavorano. Troveremo il modo di coinvolgere tutti in questa riforma. Tra i primi provvedimenti ci sarà quello dell'accorpamento delle centrali del 118 di Massa, Lucca e Viareggio, la cui sede accentrata è stata individuata all'ospedale Versilia. Quello è un progetto che sta andando, è questione ormai di qualche mese, perché c'è stata una questione di lavori da dover fare, ma com'era? Sostanzialmente nel programma previsto. Il Comitato Cittadino di Sant'Alessio ha presentato al TAR il ricorso contro la localizzazione dell'antenna Telecom di Via Fonda. Lo ha annunciato Alessandro Suffianò per il Comitato. Dopo aver presentato un esposto in procura e una diffida al sindaco e al dirigente del SUAP, si legge in un comunicato del Comitato Cittadino, abbiamo appena notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, delegando l'avvocato Giancarlo Altavilla del Foro di Pisa a rappresentarci nel processo. Buone notizie sul fronte della questione della chiusura degli uffici postali, comuni poste 1-0, il primo tempo si chiude a nostro favore, lo ha annunciato il sindaco di Capannori Luca Menesini. Stamani in regione, ha detto il sindaco, abbiamo ottenuto la sospensione temporanea del piano di chiusura degli uffici postali da parte di Poste. In questo modo i comuni possono presentare all'azienda una proposta alternativa affiancati da ANCI e UNCEM. Sono
Nel tavolo ristretto che lavorerà alla stesura del progetto da presentare alle Poste, ha detto Menesini, Capannori quindi in prima linea per impedire la scellerata e senza criterio chiusura di oltre 60 uffici in Toscana, 5 dei quali proprio sul territorio di Capannori. C'è stato un incendio sul Monte Prana, sulle colline di Camaiore. Non ci sono abitazioni vicine perché è una zona utilizzata per il pascolo delle pecore. Stamani però si è alzato in volo un elicottero per completare l'opera di spegnimento. Da stabilire l'origine del rogo, fra le varie ipotesi c'è anche quella dolosa, e del resto non sarebbe la prima volta che si verificano situazioni di questo genere sulle colline di Camaiore. Da lunedì 16 marzo sul territorio della provincia di Lucca le forze dell'ordine saranno supportate nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili da un contingente di personale militare di 30 unità appartenente alle forze armate. I servizi di vigilanza degli obiettivi sensibili prevedono la copertura sia dell'area della Versilia sia di Lucca, ha spiegato in una nota la prefettura, dove sono ubicati i palazzi governativi e presidi di notevole importanza. E adesso parliamo di un corso di autodifesa, si chiama Non ho paura e viene organizzato dal Comune di Capannori in collaborazione con la Questura. Il prossimo 18 marzo a Capannori, in collaborazione con la Polizia di Stato, il Comune e la palestra Gakure Karate, sarà realizzato il corso gratuito di autodifesa per le donne Non ho paura, un'iniziativa che l'amministrazione capannorese propone da diversi anni e che in ogni edizione ha fatto registrare una grande partecipazione. Il corso, aperto a donne e uomini di ogni età, anche non residenti a Capannori, si suddivide in 4 lezioni teoriche, tenute dall'ispettore Massimo Sodini della Divisione Anticrimine della Questura, e in altrettante lezioni pratiche che saranno tenute dal maestro Cesare del Pellegrino. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Lucca, Marco Monteleone, l'assessore alla promozione dell'uguaglianza sociale, Silvia Amadei, e la presidente della Commissione Pari Opportunità, Enza Cicalini. Abbiamo avuto una risposta molto interessata, siamo molto soddisfatti di aver organizzato questi corsi insieme alle amministrazioni comunali e anche del risultato che stanno dando. Vediamo che l'utenza, le donne che vengono a questi corsi, ma anche qualche uomo, sono veramente interessati, pongono molte domande e contribuiscono anche ad indirizzare la nostra attività con le domande che fanno. Ulteriori informazioni sulle iniziative di Non ho paura sono consultabili sulla pagina Facebook del corso. Dopo le statue dedicate a Schettino e De Falco, il Comune di Vagli torna a far parlare di sé. L'amministrazione ha infatti pubblicato un bando per uno studio di fattibilità per realizzare una cupola subacquea che permetta di ammirare il paesino sommerso di fabbriche di Careggine anche con l'invaso pieno. Ecco qua il paesino quando l'ultima volta che il lago è stato prosciugato. Gli studi preliminari, si legge nel bando, dovranno prendere in esame la realizzazione di un involucro trasparente che permetta di visionare il paesino durante l'anno. Gli studi dovranno essere presentati entro la fine di maggio. E parliamo adesso del Summer Festival perché torna Bob Dylan, il celebre cantautore statunitense, torna al Lucca Summer Festival dopo aver già suonato da noi nel 1998. La data del concerto di Bob Dylan sarà quella del 1° luglio e sul palco con lui ci sarà un suo grande ammiratore italiano, ovvero Francesco De Gregori. Quindi il 1° luglio alle ore 20 si esibirà prima Francesco De Gregori e poi alle 21:30 Bob Dylan. Biglietti in vendita da domani, sabato 14 marzo, sul circuito Ticket One. Adesso parliamo di cinema, si avvicina sempre di più la data di partenza del Lucca Film Festival, abbinato quest'anno a Europa Cinema Viareggio. Tutto pronto per il doppio appuntamento che per una settimana trasformerà la provincia di Lucca nella capitale internazionale del cinema. Dal 15 al 22 marzo il Lucca Film Festival nel capoluogo e a Viareggio Europa Cinema.
Per il primo anno i due eventi vengono organizzati insieme, dando così vita ad un festival senza precedenti. Nicola Borrelli, patron del Lucca Film Festival, lo ha spiegato ai microfoni di Noi TV nel corso dell'ultima puntata di Buongiorno con noi. Stiamo sperimentando, credo che qualcuno mi può smentire, ma credo di poter affermare che siamo l'unica realtà in Italia che ha questa conformazione, quindi due territori diversi, due tradizioni di due festival diversi che provano a fare un cammino comune. Però anche due festival complementari, perché il Lucca Film Festival ha sempre guardato molto a tutto il resto del mondo e un pochino meno magari all'Italia o all'Europa, cosa che invece, come ovviamente, Europa Cinema ha fatto da sempre in particolare. Quindi in qualche modo ci complementiamo. E il prossimo anno il vero elemento di novità e di rilancio anche di Europa Cinema sarà appunto ripristinare il concorso di lungometraggi europei e internazionali. A Lucca i protagonisti saranno Jeremy Irons, Terry Gilliam, Alfonso Cuarón, ma non da meno sono le stelle che animeranno Europa Cinema, Matteo Garrone e Francesco Munzi. Il primo appuntamento a Lucca è previsto per domenica alle ore 21 al Cinema Moderno con il premio alla carriera a Terry Gilliam. A Viareggio, martedì, al Cinema Centrale, omaggio a Monicelli, con la proiezione dei capolavori La Grande Guerra e I Compagni. Alla fine del mese a Castelnuovo è in programma un interessantissimo appuntamento dedicato alle erbe spontanee. Vediamo di che cosa si tratta in questo servizio. Sabato 28 e domenica 29 marzo, nel centro storico di Castelnuovo, si terrà la prima rassegna nazionale delle erbe spontanee. Presentata da Fabrizio Diolaiuti, la manifestazione sarà l'occasione per conoscere e riconoscere le erbe spontanee della Valle del Serchio. Un gruppo di esperti e appassionati, coordinati dal naturopata Marco Pardini nei giorni precedenti dell'iniziativa, percorrerà i sentieri dell'Appennino a raccogliere erbe, piante e piantine, che verranno etichettate e collocate in 5 piramidi nella piazza appunto delle erbe. Sul palco della piazza, invece, si alterneranno spettacoli musicali e show cooking con grandi chef che prepareranno piatti a base di erbe spontanee. Contemporaneamente, si terrà un mercatino delle erbe dove sarà possibile acquistare piante officinali o cosmetici naturali. Una competizione nazionale tra chef in attesa dell'Expo 2015 a Milano. La competizione ha toccato anche Viareggio e vediamo le immagini e il servizio. L'Hotel Astor di Viareggio ha ospitato la quinta tappa della Chef Cup Pre-Expo 2015, un tour di competizioni culinarie formato da 7 appuntamenti più la finale a Expo 2015 organizzato da Sina e Briciola Communication. Giovedì sera, nelle sale del ristorante La Conchiglia, si sono alleati due chef provenienti dal Veneto, tutti rigorosamente stellati Michelin, proponendo due piatti di alta cucina che dovevano sviluppare il tema delle favole assegnato dagli organizzatori. Lo chef Raffaele Rose, del ristorante San Martino, in coppia con lo chef Nicola Di Nato, del ristorante Feva. La serata si è aperta con lo show cooking di Di Nato, che ha proposto un antipasto ispirato ad un grande classico, Alice nel Paese delle Meraviglie. Poi è stato il turno di Raffaele Rose, che ha proposto un primo piatto ispirato alla favola del Lago dei Cigni. Una quinta tappa veramente interessante, un gruppo veneto, una manifestazione che ha la sua terza edizione. Quest'anno il tema è fiabe e favole e quindi vedremo gli chef aiutarsi in questa serata per poi alla fine all'Expo di Milano, alla data del 22 giugno, venire scoppiati, se saranno loro i vincitori della serata, e associati a degli chef internazionali provenienti dai paesi dell'Expo, delle ambasciate presente a Milano. Gli chef hanno realizzato due piatti davvero di altissimo livello, particolarmente apprezzati dalla giuria, formata da Gianluca Domenici, Andrea Balzani e Abramo Rossi. Al termine, la coppia di cuochi ha ottenuto 97 centesimi, raggiungendo una coppia al femminile partecipante alla tappa milanese. Nel corso della serata si è parlato anche di vino e di arte, in quanto Maurizio Caccili, in arte Uz, ha realizzato le etichette dei vini che hanno accompagnato le portate in gara. L'appuntamento con l'Ancora di questa settimana si parla dell'arrivo di una denuncia penale per il taglio della pineta della Migliarina. Un
un colpo di rasoio ed è stata deturpata per sempre la più bella pianeta mediterranea della Toscana, quella della Migliarina, che va da Torre del Lago all'ingresso dell'autostrada. E questo è soltanto uno degli ultimi segnali d'allarme rosso di tipo ambientalistico che si registrano nella nostra regione. E intanto si ha notizia che Italia Nostra ha promosso una dura denuncia penale di cui si parla molto poco. In pratica, per raddoppiare una corsia stradale di qualche chilometro è stata portata via una immensa parte del pianeta mediterraneo, ben oltre necessario. La Toscana risulta essere presa d'assalto, in altre parole, da predatori del suolo che sono in agguato anche al suo sud, verso Piombino, dove hanno messo a fuoco i loro interessi su zone storiche di dune e, ancora da noi, stanno aggredendo vaste zone collinari. Eppure il calo turistico registrato nella nostra regione nasce anche dal cemento che ne sta sfregiando in qualche modo un paesaggio universalmente noto. E questo è un bene storico e culturale che forse meriterebbe l'attenzione e l'allarme anche dell'UNESCO, visto che le istituzioni locali sono abbastanza latitanti. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento domani sera con Parlando con, ospite di Sergio Talenti, Emanuel Pesi, autore di due libri di grande interesse sulla Chiesa lucchese nel periodo dell'immediato dopoguerra, quindi si parlerà dei rapporti del clero lucchese con la Resistenza, della nascita delle grandi famiglie della Democrazia Cristiana che ancora oggi sono ben presenti nella società politica lucchese. È tutto per la prima parte del TG, adesso la pubblicità e subito dopo la linea passa allo sport.